Per la nostra serie di interviste, lato A e quello B, oggi siamo in compagnia della dottoressa Cecilia Cavaterra, assessore ai giovani, formazione, culture, sport e pari opportunità del Comune di Saronno. E Esatto. come con tutti gli altri nostri ospiti, anche questa sera noi imposteremo la nostra conversazione parlando prima della sua vita privata e poi di questioni politiche. Insomma, vedremo qualcosina, magari anche ci dirà qualche novità degli ultimi mesi riguardo il suo assessorato. E come sempre io inizialmente lascio la parola al nostro ospite per parlare appunto di sé a coloro che ci ascoltano. Bene, grazie di questa opportunità di farci conoscere anche da un punto di vista più personale, visto che siamo personaggi pubblici. Io non sono una saronnese doc, sono nata a Roma da una famiglia romana, i miei genitori che si sono trasferiti per motivi di lavoro di mio padre al nord, a Milano prima e poi a Saronno. Ho due sorelle, Claudia e Chiara, una di 4 anni più piccola di me, l'altra di 14 anni, quindi una differenza di età notevole. Siamo molto, molto legate e abbiamo trascorso comunque la nostra infanzia, adolescenza e adesso maturità qua a Saronno, per cui Saronno è la mia città di adozione, per così dire. E ho fatto tutte le scuole qua a Saronno, in particolare ci tengo a ricordare il liceo scientifico Gibi Grassi, come tutti noi lo chiamiamo, nel quale nel corso degli studi ho scoperto la mia vocazione per la matematica, che poi è diventata la mia professione perché ho scelto all'università questo corso di laurea. Mi sono laureata all'Università di Milano e lì ho conosciuto mio marito, mio compagno di studi, Maurizio, e tutte e due abbiamo fatto un gran percorso assieme dal punto di vista non solo sentimentale ma anche professionale perché subito dopo l'università abbiamo fatto il dottorato di ricerca e poi abbiamo fatto la nostra carriera universitaria. Lui attualmente è professore presso il Politecnico di Milano e io invece sono all'Università di Milano, alla Statale. E quindi insomma abbiamo un po' unito la professione e la vita in comune. Ci siamo sposati nel lontano 1989, quindi insomma, un'esperienza positiva da questo punto di vista. Per quanto riguarda poi cose al di fuori della mia professione, sono appassionatissima di viaggi, per cui anche quando ero più piccola ho sempre amato andare a visitare prima di tutto i luoghi della nostra nazione, che sono chiaramente bellissimi. E poi con gli anni, insomma, viaggi sempre più impegnativi, lunghi, anche in paesi molto lontani dall'Italia. E ho avuto occasione quindi di conoscere tante persone nel mondo, in giro con usanze diverse dalle nostre, cucina diversa dalla nostra. Ecco, per quanto riguarda la cucina, visto che stiamo parlando di questo, un'altra mia grande passione è il cibo, cucinare, posso dirlo senza, insomma, vantarmi troppo, però sono una buona cuoca, in particolare per quanto riguarda i dolci, sono particolarmente, insomma, abile, per così dire. Comunque è vero che devono giudicare le altre persone, ma mi dicono che sono brava. Sono anche abbastanza sportiva, pratico lo sci da quando sono molto piccola, lo sci da discesa e adesso ho magari meno tempo, però lo stesso mi dedico appena posso a questo sport e anche al trekking, un'altra passione che ho in comune con mio marito, per cui spesso andiamo in montagna per fare passeggiate, anche abbastanza impegnative, e ultimamente anche nei nostri viaggi abbiniamo sia l'aspetto culturale di conoscenza dei paesi, ma anche la conoscenza della geografia montana. Siamo stati in Tibet, siamo stati in Ladakh e quest'anno andremo in Perù quest'estate.
Visiteremo il paese e poi gli ultimi giorni saranno dedicati al trekking del Camino Inca, per cui arriveremo a Machu Picchu dopo insomma, un po' di giorni di fatica, però penso che ne varrà la pena. E io infatti mi ero un po' informato sulla Ah, sua passione sui ah, viaggi e ho qui un elenco di paesi quasi sterminato e le esatto. volevo chiedere quale o quali le hanno lasciato quel qualcosa in più. Allora, il mio cuore l'ho lasciato in Iran, sono andata 2 volte e in entrambe le occasioni ho veramente avuto delle emozioni molto, molto forti, sia per la bellezza dei paesaggi che per i siti archeologici veramente notevoli, in particolare quello di Persepoli, ma la cosa che mi ha più colpito è stata l'esperienza con le persone, in particolare con le donne. Voi sapete che in Iran c'è un regime abbastanza severo anche da un punto di vista dei costumi, del controllo di come ci si veste, per cui è stato proprio con le donne che, essendo io donna, sono potuta entrare in contatto per quel poco che può essere durante un viaggio. Ed erano curiosissime, mi chiedevano tantissime cose sul nostro modo di vivere, non so, mi hanno chiesto dei calciatori famosi, cosa che io non mi sarei aspettata, come erano, se li avevo mai incontrati di persona, ecco, domande anche abbastanza naif, per così dire. E quindi ho potuto, per quel poco, ripeto, che si può avere in occasione di un viaggio, ho avuto l'occasione di capire quanto invece fossero curiosi di aprirsi al nostro mondo. E l'altra cosa che ho notato, un livello di cultura molto molto elevata. Io ero, mi ricordo, presso la tomba abbiamo visitato del loro poeta più famoso, che è paragonato al nostro Dante, e c'erano degli iraniani che recitavano sulla sua tomba i versi del poeta, e questo mi ha colpito tantissimo, e proprio l'amore che hanno per le loro tradizioni, e quindi mi è rimasto, ecco, questo viaggio nel cuore, tant'è che ho voluto poi qualche anno dopo ritornare per visitare una zona che non avevo visitato la prima volta. Mi dà lo spunto per una domanda che non era prevista, però mi è venuta in mente una chiacchierata che abbiamo fatto con l'ex sindaco Gilli. E era venuto fuori quello spunto riguardo la collaborazione che è in atto, ad esempio, con il comune francese Di di Chalan. Chaland. E così avevo avuto questa suggestione di provare magari in futuro a fare un'operazione del genere con qualche paese musulmano. Ne abbiamo parlato, diciamo, un po' in superficie, è venuto fuori qualche problematica anche piuttosto evidente rispetto a quella che può essere una dinamica europea con quella invece di un paese musulmano, però magari potrebbe essere un'idea. Sì, io credo che come sempre bisogna anche trovare l'occasione giusta, scegliere un paese a caso, una città a caso può non essere magari il modo migliore, però secondo me anche, visto che si parla magari di un gemellaggio con una città che può appartenere a uno stato, per così dire, musulmano, all'interno di questa realtà ci sono tanti diversi modalità di rapportarci. Adesso ultimamente, ad esempio lo ricordo, visto che la Siria è uno dei paesi che ho visitato, rispetto a appunto una quindicina di anni fa quando sono stata, la situazione sembrava abbastanza tranquilla. Ora non sarebbe neanche proponibile, visto il periodo difficile che stanno passando. Io mi auguro che si arrivi a una soluzione, perché è veramente, la popolazione soffre tantissimo. Per cui bisogna, ecco, forse aspettare questo è un periodo di grandi movimenti, submovimenti nel mondo musulmano, anche nella zona del Nord Africa. Quindi, insomma, però non, la Giordania, ecco, ad esempio, è un paese molto stabile da questo punto di vista, molto tranquillo, per cui forse io partirei da lì per un gemellaggio.
giusto per vedere, Per intanto di vedere, sondare un po' il terreno. esatto, anche questo è un bellissimo paese, la Giordania. Poi tra gli altri paesi vedo che è stato molto in Oriente, Sì. Giappone, Cina, oltre il Tibet di cui mi parlava. Questi Sì, che per i paesi, cinesi è Cina, comunque il sì, Tibet per infatti. loro è Cina. Sì, sono stata sia per turismo, per visitare un paese sterminato che ha tantissimi aspetti, sia per motivi di lavoro. Siamo stati, sia io che mio marito, a Shanghai per 4 volte. E la Cina è un paese emergente non solo da un punto di vista economico, come tutti sappiamo, ma anche da un punto di vista di investimento nella cultura, nelle scienze, nella tecnologia. Insomma, è importante avere delle buone relazioni con un paese che comunque sta facendo anche tanti sforzi per cambiare, al di là di quelle che possono essere delle considerazioni insomma, sul grado di democrazia che è ancora lontano dai nostri paesi. E anche la Cina è un paese veramente ricchissimo di storia, di cultura, e da questo punto di vista noi italiani siamo molto sensibili. Quando visitiamo paesi dove è possibile osservare la testimonianza del passato, vedere quanto viene rispettata, vengono rispettati certi valori, noi ci sentiamo vicini, ecco, per così dire. Ci sono due paesi invece dove probabilmente la storia è stata diversa e quindi si è arrivati ad una situazione molto differente dalla nostra, e quindi anche la Cina offre tante opportunità. Io ho visto tantissimi studenti, tantissimi giovani da tutte le parti del mondo che ora studiano in Cina facendo degli scambi anche culturali. Ho visto tanti ragazzi di lingua inglese che vengono per così dire ospitati gratuitamente nelle università e in cambio fanno dei corsi di inglese per gli studenti cinesi. Quindi c'è proprio Lo una scambio. sensazione di una nazione giovane in crescita. Certo, il grado di democrazia non è paragonabile con il nostro, però io dico sempre c'è tempo per cambiare, speriamo che questo accada anche lì, come in tante altre parti del mondo che precedentemente non avevano chiaramente il livello di democrazia che abbiamo ora, in questo momento in Europa. E poi mi stava dicendo adesso si va in Sud America in pratica, Eh poi ho sì, in Sud visto che hai America. già visitato gli Stati Uniti. Sì, poi ho visitato in passato il Messico, però il Brasile sono stata anche lì per motivi di lavoro, ma il Sud America vero e proprio con un viaggio, questa è la mia prima esperienza e sono particolarmente curiosa di conoscere un paese che ancora non ho avuto l'occasione di visitare, insomma, è la prima volta, ecco, che mi reco in quelle zone e quindi speriamo di essere, beh, anche sufficientemente allenata per il trekking. Questa, ecco, è una cosa che devo dire, così comincio la politica mi ha rubato tanto tempo che prima era dedicato magari insomma, a me stessa, andare in palestra, anche a vedermi con le amiche o con i miei familiari più frequentemente. Ora è molto difficile conciliare, insomma, le due cose. Le varie attività Esatto. e noi abbiamo visto poco fa entrando qui, diciamo che siamo ospiti qui a casa sua, quindi abbiamo visto il pianoforte e Sì. io avevo preso qualche informazione, ho visto che ha fatto 8 anni di studi Sì, ho sul studiato 8 anni pianoforte. il pianoforte, ho iniziato purtroppo relativamente tardi perché ero in seconda media e ho espresso il desiderio ai miei genitori, volevo suonare il pianoforte perché avevo sentito un amico che era già da un anno o due che suonava e mi sono subito appassionata e mi sono divertita, devo dire, tantissimo.
anche perché, come sempre, a fine anno, in occasione della preparazione dei saggi, oppure nelle scuole superiori, nei licei si organizzava sempre verso giugno una sorta di concerto di tutti gli studenti, mi ricordo al Prealpi lo facevamo. E quindi questi periodi di prove insieme anche ad altri ragazzi che suonavano, insomma, io devo dire la verità, non sono diventata una musicista, ho suonato e studiato per me stessa, non ero, insomma, ero brava, ma niente di che nella media. Però devo dire anche a chi magari così pensa che si debba studiare musica solo per diventare musicista, invece io lo consiglio proprio, è un'attività bellissima e che ti dà l'opportunità anche di entrare in contatto con tanti ragazzi quando sei giovane, chiaramente, e non so, per me è stata una bella esperienza, però visto che stavamo parlando di quello, anche se questa non è colpa della politica, quando poi ho iniziato ad andare all'università e studiare matematica, un corso di studi molto molto impegnativo, e non ho proprio avuto il tempo e magari anche un po' la costanza di continuare con lo studio. E quindi, insomma, quando poi ho ripreso, magari in altri momenti, mi sentivo un po', come dire, delusa di me stessa per non essere riuscita a rimanere a livello. Però la passione c'è sempre, per cui il mio pianoforte è lì. E Ogni tanto. ogni tanto sì, insomma, anzi, spero, dico, prima o poi avrò nuovamente del tempo per ridedicarmi, insomma. Il No, pianoforte è lì, mi anche perché mi aspetta. diceva che ha iniziato un po' tardi, però ultimamente ho letto una ricerca fatta proprio da uno scienziato che ha provato a suonare la chitarra da zero, è partito, credo che abbia 45 anni, e in un anno ha imparato benissimo, lo volevano addirittura in un gruppo, quindi insomma si può anche Sì, dire a certo. chiunque voglia avvicinarsi alla musica che va bene qualsiasi età, Certo, insomma. va bene. Ma anche, voglio dire, ci sono anche personaggi famosi, io so appunto, avevo letto, no? Gianni Morandi, che è un cantante, no? In Italia famoso, che però in un momento della sua vita di forse 40 anni ha iniziato a studiare, mi sembra, non so se contrabbasso o violoncello, e ha dedicato poi un po' di anni. Insomma, questo credo, quando uno, io dico sempre, finché uno ha voglia di imparare cose nuove, di visitare luoghi che non conosce, rimane giovane dentro, perché è proprio la caratteristica, secondo me, dell'essere giovani, quello di avere ancora voglia di imparare, e indipendentemente dall'età, è quello che caratterizza, insomma, chi ancora, no, una prospettiva davanti, sa che ha del tempo e vuole dedicarsi a cose nuove, insomma. E proprio su questo io mi ricollego per andare alla parte più politica della nostra chiacchierata. E io mi ero segnato una domanda da farle proprio sulle parole, le varie parole chiave che contraddistinguono poi il suo assessorato. Volevo partire però da un termine più generico e mi ha dato proprio l'aggancio adesso parlando di motivazioni, diciamo, che si mantengono, ci si mantiene giovani proprio avendo gli interessi, avendo la voglia anche di imparare. Io mi ero segnato la parola ascolto, perché credo che possa contraddistinguere in generale quello che è il suo assessorato, quelle che sono le varie specifiche. Secondo lei, diciamo, ci ho preso? O... Sì, ecco, io ascolto sicuramente, io lo vedo anche molto dare voce, nel senso io ritengo, soprattutto in un assessorato come il mio che si occupa di cultura e di educazione, però almeno questa è la mia visione della politica, soprattutto a livello locale. Noi non dobbiamo educare le persone, ma dobbiamo dare loro voce, perché noi siamo al servizio della città, dei cittadini, dobbiamo chiaramente fornire dei servizi, ma dobbiamo permettere loro di esprimersi, di dare l'opportunità di organizzare degli eventi, di partecipare alla vita della città, per cui ecco, ascoltare i cittadini e dare loro voce. Questo è il modo con cui io mi sono sempre posta nei confronti delle deleghe che mi sono state conferite.
Faccio un ultimo accenno, magari alla parte personale e la politica. Io non ho mai fatto politica attiva fino a 3 anni fa, perché pur interessandomi della vita politica del mio paese, però ho fatto altre scelte, ero molto concentrata prima sullo studio, poi sul lavoro, poi sono stata proprio anche spesso via da Saronno per motivi di lavoro, ho vissuto quasi un anno negli Stati Uniti, insomma tante cose magari mi hanno anche impedito di impegnarmi. Però negli ultimi anni notavo proprio che tornavo a casa lamentandomi in continuazione, no? E mi sono detta, così, insomma, ecco, vuol dire che non sono più giovane, non so come dire, quando uno comincia solo a lamentarsi, no? E dire questo non funziona, sono tutti uguali, sono tutti ladri politici, ecco, proprio mi è scattato un qualcosa che mi ha detto, se voglio cambiare le cose mi devo impegnare in prima persona. E da qui è quindi un po' nata, cioè è stata una decisione che ho preso proprio perché non ritenevo che fosse costruttivo questo atteggiamento. E poi dopo le cose sono andate in un modo che non mi sarei aspettata, ecco, non avendo avuto esperienza precedente di politica, magari a livello di organizzazione, perché nel mio lavoro, insomma, devo occuparmi di tante cose, però, insomma, le cose sono andate così e quindi ho dovuto anche io un po' imparare sul campo che cosa vuol dire fare l'assessore, bisogna studiare, bisogna conoscere le leggi e non sempre, a seconda dell'esperienza precedente che uno ha, la cosa è semplice. E ci tengo a dire che secondo me è importantissima la collaborazione con chi lavora nella macchina comunale, perché loro sono i tecnici, noi siamo i politici, per cui è solo lavorando assieme che è possibile costruire qualcosa di buono. Per cui l'altro aspetto che ho sempre voluto curare è il rapporto con il personale dei miei uffici e io da loro all'inizio ho dovuto imparare, devo dire la verità, tante cose perché non le conoscevo e io li ringrazio veramente tanto, devo dire questo, ci tengo a dirlo. E sta funzionando bene Insomma, per spero di ora. sì, insomma, poi è chiaro, ognuno ha il suo ruolo ed è Sì. giusto che ognuno eserciti il suo ruolo, però sempre con questo obiettivo. Dobbiamo tutti lavorare insieme al servizio dei cittadini. Questa è la regola che io mi sono, come dire, data all'inizio di questa esperienza. E mi diceva delle voci, di dare voce ai cittadini. Io mi ero immaginato quante voci ha già ascoltato in questi primi anni e Tantissime. più o meno si è fatta All'inizio un'idea. avevo tenuto il conto, mi ricordo che i primi mesi, non so, anche perché si arrivava, questo bisogna dirlo, da un'esperienza di un anno di commissariamento, per cui i cittadini non avevano proprio per come è strutturata l'organizzazione dell'amministrazione quando c'è un commissario, non è colpa di nessuno, non avevano avuto la possibilità, no, di parlare con la politica, insomma, esprimere i loro dubbi, dare consigli, suggerimenti. E quindi subito dopo il nostro insediamento, io credo di aver passato giornate intere dal mattino alla sera a ricevere persone e che volevano parlarmi. E l'altra cosa che all'inizio non coglievo per mia inesperienza era quando, ad esempio, venivo invitata a partecipare a qualche manifestazione o a qualche premiazione, io sottovalutavo l'importanza che aveva per le associazioni o per i gruppi di persone la presenza dell'amministrazione, del politico. Io mi chiedevo, ma a chi interessa che io faccia la presenza, partecipi, dica qualcosa per un evento che magari hanno organizzato altri? E devo dire che sbagliavo e
E solo dopo ho capito che invece era veramente importante la presenza del politico, anche se, voglio dire, apparentemente può sembrare che dica frasi fatte o che faccia solo atto di presenza. In realtà, cioè, se proprio se uno cambia l'atteggiamento, io adesso mi rendo conto che anch'io sono contenta di andare, di partecipare, di far sentire che siamo vicini ai cittadini che sono l'anima appunto del nostro paese ed è solo così che, ripeto, si costruisce qualcosa assieme. Mi sembra che il livello di dialogo sia con le associazioni che con i cittadini sia a un buon livello, si possa migliorare ulteriormente, Allora, come lo si possa sicuramente si migliorare. può sempre migliorare. Ci sono dei temi molto delicati che magari non riguardano necessariamente il mio assessorato, con i quali delle volte è difficile, ad esempio il tema, ecco, dico, della sicurezza, delle volte, voglio dire, non c'è la stessa visione, da parte dei cittadini e da parte invece della politica, dell'amministrazione che deve rimanere più obiettiva rispetto magari a quelle che possono essere delle paure, dei timori che magari vengono segnalati, no? Come qualcosa dove l'amministrazione deve intervenire. Oppure un altro tema un po' delicato, questo è un po' specifico di Saronno. Saronno spesso viene accusata di essere una città, dicono, morta, dove c'è poca vita, soprattutto la sera. Questo può essere vero, anche se in realtà io rifiuto l'aggettivo morta perché da quando sono nel pieno, no, di questa attività, ci sono una quantità di manifestazioni, momenti in cui ci si può incontrare. Veramente Saronno offre tantissime occasioni per stare assieme. Manca, ecco, un po' quella che viene chiamata la vita notturna di Saronno. Questo me lo ricordo anche quando ero più giovane, andavamo a Legnano oppure a Milano, insomma, vabbè, però già Milano sembrava un viaggio più lungo. E un po' è rimasto, nel senso che ogni qualvolta c'è qualche evento, manifestazione o esperimento di vivacizzare la vita notturna della città, purtroppo ci sono poi delle reazioni di chi invece vuole che Saronno sia tranquilla, che non ci sia rumore, che non ci siano persone per strada che magari possono fare un po' di caos dopo una certa ora. Io questo lo capisco, però va un po' a cozzare con invece magari la voglia, soprattutto da parte dei più giovani, che ci sia un po' più di vita la sera. E questo, ecco, anche su questo tema delle volte ci si scontra un po'. Però su altre cose, ad esempio la collaborazione con le tante associazioni culturali, che a Saronno sono tante, è veramente buona, anche in occasioni di eventi come l'anno scorso c'è stato i festeggiamenti, l'anniversario dell'Unità d'Italia, piuttosto che l'appuntamento ormai, insomma, da tanti anni in primavera, la festa delle associazioni, dove lavoriamo tutti assieme. E anche sul fronte dello sport, ad esempio, con le associazioni sportive all'inizio ho avuto magari un po' di difficoltà perché siamo subentrati come amministrazione in un periodo dal punto di vista economico-finanziario molto, molto difficile. Purtroppo la strada dopo il 2010, 2011 e adesso 2012 è ancora in salita e quindi le società sportive hanno magari bisogno anche di aiuti proprio di tipo economico, cosa che era un po' difficile riuscire a soddisfare, però io ho sempre cercato di capire, pur non potendo offrire loro quello che mi chiedevano, e ho cercato di lavorare invece sul fronte della consulta sportiva che insomma è partita da gennaio, abbiamo già fatto tante cose assieme, la festa dello sport è una delle pochi giorni fa abbiamo portato tutte le associazioni in piazza perché i bambini potessero
provare uno sport che magari non praticano, oppure la curiosità, non so, di pattinare per chi fa il tennista, insomma, un evento a cui tutte le associazioni sportive hanno risposto alla chiamata e io le ringrazio per essersi messe a disposizione sempre dei cittadini. E delle varie voci che contraddistinguono il suo assessorato, le varie deleghe, qual è secondo lei quella che è riuscita a seguire meglio o magari è riuscita a seguirle, diciamo, più o meno in parte uguali tutte? Perché sono molte, Sono quindi molte, indubbiamente ci sto vuole molto tempo cercando da dedicare. quella che magari proprio da un punto di vista di tempo a cui ho dedicato il più sicuramente è la cultura e i giovani anche, però devo dire che su tutti i fronti ho cercato, come dire, di dedicare il giusto tempo. È vero una cosa che un assessore che lavora, come nel mio caso e ce ne sono altri nella nostra giunta, ha effettivamente poco tempo da dedicare a quella che è anche l'attività insomma, che deve svolgere l'assessore, perché una città come Saronno in effetti ha tantissime attività da seguire. Il mio assessorato poi in particolare ha anche un aspetto, come dire, anche molto esposto al pubblico, soprattutto in occasione dei fine settimana, per cui il tempo proprio da dedicare è tanto e quindi dovendo anche lavorare, insomma, io dico sempre, cerco di fare quello che posso e quindi mi devo un po' dividere fra i vari settori. Ecco, l'ultimo è quello delle pari opportunità, però su questo fronte abbiamo lavorato su un progetto anche insieme all'assessore Vaglioni dei servizi alla persona per la creazione del progetto Rete Rosa di supporto alle donne che subiscono violenza o maltrattamenti. È stato un percorso anche questo molto lungo, che rispetto a quello che all'inizio pensavamo fosse un progetto da realizzare in meno tempo, invece ha necessitato di alcuni passi, la formazione di alcun gruppo di volontarie che si concluderà questo autunno e che io spero possa essere utile. Purtroppo speriamo che in futuro non sia più necessario che ci siano centri di questo tipo, però io spero che possa, ecco, anche se magari non parliamo di episodi di violenza veri e propri, ma anche a donne in difficoltà che magari sono sole, che hanno bisogno di un aiuto, di un conforto, che insomma il gruppo di donne che si sta formando e mettendo a disposizione che possa essere di aiuto in queste occasioni, insomma, dare ascolto in questo caso. E poi mi diceva appunto che ci sono i giovani, I che ha giovani. seguito molto e infatti io ho segnato alcune dei progetti che sono stati portati avanti, come intraprendere quattro finestre sul mondo del lavoro per i giovani, si è seguito l'ostello della gioventù, lo spazio anteprima anche con nuove iniziative, il teatro Giuditta Pasta che segue anche l'attività dei giovani attori e quindi dà la possibilità anche di esprimersi a questi ragazzi, la consulta giovanile, quindi tutta una serie di iniziative che già queste sono sul 2011 e poi sul 2012 ovviamente ci sono anche altre iniziative di cui Ecco, magari ci può la dare consulta qualche giovanile però la informazione. correggo è nel 2012, non è ancora partita, nel senso che abbiamo iniziato a fare alcune riunioni preliminari per vedere come costruire un percorso per arrivare poi alla costituzione della consulta giovanile. Il percorso nel caso dei giovani è un pochino più, va studiato bene perché vanno coinvolti senza però, voglio dire, imporre, no? Che è un po' una tendenza che uno ha, come dire, in modo naturale nei confronti di più Sì, giovani, quello dire tipo, fai così, t'aiuto piuttosto io, ti però. aiuto io, so io cosa devo fare. Quindi bisogna un po' costruire a partire da chiaramente dalle associazioni giovanili che sono a Saronno e che gravitano, ad esempio, attorno alla struttura dello spazio anteprima,
spero, ecco, anche questo un obiettivo, magari non del 2012 più avanti, spero che per questo spazio si trovi una sistemazione definitiva, magari meno decentrata rispetto alla posizione in cui è attualmente, che però è veramente stato l'occasione per la creazione di nuove associazioni e per costruire una rete di giovani che si autogestiscono, perché non dimentichiamo che nonostante ci sia una supervisione da parte del personale dell'Informa Giovani, che è una sezione del mio assessorato, che veramente lavorano tantissimo a stretto contatto con loro, però è autogestito. Ecco, quindi quando viene aperto, vengono preparati i turni, ad esempio c'è una sala prove, una camera oscura, insomma sono loro che si organizzano da questo punto di vista. Ci sono varie attività, dei cineforum, dei gruppi di lettura, ogni tanto si fanno dei concerti, hanno voluto aprire un piccolo bar interno per i soci dell'associazione, quindi hanno dovuto seguire dei corsi, hanno dovuto, insomma, impegnarsi per poter svolgere delle attività sotto una certa autonomia. Insomma, è chiaro che è uno spazio per loro dove si svolgono anche tante altre attività, ad esempio i progetti per i giovani, quelli tipo il campus ecologico oppure Reload, nel caso dei ragazzi che hanno delle difficoltà scolastiche, hanno sempre lo spazio anteprima come punto di riferimento, in modo che possano anche mettersi in contatto con altri ragazzi, altre realtà del mondo giovanile. Ecco, invece ci tengo visto che è stato citato l'ostello, mancava a Saronno la possibilità di un alloggio più, per così dire, più semplice, più economico rispetto alle altre offerte che ci sono a Saronno, che potesse quindi soddisfare una domanda che sicuramente c'è da parte dei viaggiatori, che oltretutto a Saronno arrivano o attraverso l'aeroporto di Malpensa, poi con il treno c'è un ottimo collegamento, o anche semplicemente col treno venendo dalle varie direttive delle Ferrovie Nord, o anche in macchina. Io credo che Saronno sia, dal punto di vista dei collegamenti, con tante, non necessariamente con Milano, ma anche con tutta la zona nord dei laghi, sia un buon punto di partenza per tante gite e tanti percorsi itinerari turistici, e quindi che possa essere un punto, come dire, di aggregazione di persone che arrivano da varie parti d'Italia o del mondo. Non necessariamente magari rivolto ai giovani, ma anche a famiglie, perché anche le famiglie adesso viaggiano scegliendo questo tipo di alloggio. E ci tengo anche a dire, allora l'ostello verrà ultimato in quest'estate, quindi io spero, insomma, per settembre che ci possa essere l'inaugurazione ufficiale, ma il gestore, perché abbiamo partecipato a un bando che è stato della Regione Lombardia e che ha finanziato per 2/3 i costi della ristrutturazione, era proprio all'interno del bando. Il gestore deve anche svolgere delle attività di coinvolgimento del quartiere e comunque della città di Saronno, attività tipo culturali. E insomma abbiamo già avuto qualche scambio di idee e credo che anche quello sarà un punto di aggregazione non solo per i non saronnesi che si fermano a Saronno, ma anche per la città stessa, e quindi sarà un arricchimento per tutta Saronno, la presenza dell'ostello. E di tutti questi argomenti di cui abbiamo parlato, le volevo chiedere se secondo lei c'è qualcosa che deve essere sviluppato ancora bene e se c'è un progetto su tutti gli altri magari che più le sta a cuore. Ma allora il progetto in realtà
non è un progetto solo mio, è il progetto dell'amministrazione, che è il recupero di Palazzo Visconti. Io questa era una cosa che, sulla quale avrei voluto essere in un periodo storico diverso per avere veramente questa opportunità di restituire alla città un luogo, perché prima di pensare a che cosa potremmo fare in questo luogo, occorre restituire alla città uno dei punti centrali di collegamento tra il centro e la prima, insomma, periferia. Insomma. Io credo che questa è una cosa, ecco, che mi stava particolarmente a cuore, però non so se riusciremo in Situazione complicata. questo periodo. Non In è detto, effetti, devo magari, insomma, dire che nelle altre chiacchierate che abbiamo fatto ogni tanto è venuto a galla, perché lo so. è un problema che si sta un po' procrastinando, anche perché Esatto, è si parla vero. di No, cifre io lo ammetto, si considerevoli. parla di cifre considerevoli. Dobbiamo valutare se eventualmente cedere o affittarne una parte per poter comunque restituire alla città questo luogo. Non so se questo rimane nel libro dei sogni o... Però io sono un ottimista e quindi dico, magari non sarà subito, però non voglio dimenticare che c'è quel luogo lì e che va recuperato. Prima o poi questo deve essere, non dobbiamo dimenticarcene, ecco questo che volevo dire. Soprattutto perché è un luogo simbolo anche della Sì, città. Noi secondo sappiamo il me... valore storico di questo palazzo, che ha avuto insomma, la disavventura che tutti conoscono, e Lo so. purtroppo effettivamente è capitata nel momento peggiore. È capitato sì nel momento peggiore. Vediamo, insomma, cerchiamo di... Adesso i problemi sia della città che del paese sappiamo che sono altri, quindi per ogni cosa insomma, c'è il suo tempo, ma non dimentichiamo, perché è questo che io dico, non bisogna dimenticarsene. E proprio mi riallaccio a questo per parlare ancora un po' con lei di cultura, e le volevo chiedere appunto se anche il discorso che accennavo prima sul teatro Giuditta Pasta legato ai giovani, ma possiamo parlare magari anche più ampiamente, e si sta sviluppando bene, ci sono delle tematiche che magari devono essere seguite ancora meglio, c'è qualcosa che Sì, si può con fare. il teatro è un aspetto molto importante della vita culturale di Saronno che caratterizza la città. Abbiamo la fortuna di avere non solo il luogo, ma anche, perché non tutte le città possono avere un teatro, ma anche un gruppo di persone che lavora per offrire una stagione e anche altre attività che siano veramente all'altezza delle aspettative dei saronnesi. Nell'ultimo anno, nell'ultima stagione, sono state ad esempio organizzati con gli spettacoli due diversi percorsi, uno più chiamiamolo tradizionale e uno invece più rivolto ai giovani, sia come tipologia di spettacoli che come orario e anche come possibilità di avere dei prezzi più contenuti, perché i giovani magari hanno meno disponibilità economiche, e questo ha fatto sì che aumentasse il numero degli spettatori e soprattutto li abbiamo voluti coinvolgere. Questa è stata una stretta collaborazione con l'assessorato e anche con altre presenze in città, come il cinema, alcune librerie e alcuni bar della stagione estiva tutta spostata nel cortile della biblioteca. Quindi la biblioteca è un altro polo di aggregazione giovanile, ma anche un polo culturale per la città. E d'estate l'abbiamo voluta come dire, far diventare il nostro teatro, per così dire, all'aperto, offrendo non solamente spettacoli teatrali, ma il cinema, spettacoli musicali. Abbiamo anche organizzato gli incontri con degli autori, degli aperitivi letterari, insomma,
io credo che, sempre legandoci un po' a questo periodo un po' di crisi, che sia giusto che le amministrazioni, per i cittadini che magari d'estate possono fare solo delle brevi vacanze, oppure che per vari motivi rimangano in città, che possano però almeno nel periodo estivo, la sera, avere la possibilità, così facendo due passi, perché poi a Saronno qualunque cosa, a me piace camminare, quindi io dico da qualunque parte io posso arrivare a piedi a Saronno. E quindi facendo solo due passi e arrivando per il viale del Santuario, che d'estate insomma è piacevole percorrere, nel cortile della biblioteca, avere ogni sera qualcosa di diverso. E tutta l'organizzazione, sia della scorsa che della prossima stagione, che andremo fra poco a presentare, è stata fatta in stretta collaborazione col teatro e con la biblioteca. La biblioteca che peraltro sarà protagonista di un progetto che durerà 2 anni, un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo, rivolto a avvicinare i giovani nella fascia d'età tra i 14 e i 20 anni alla biblioteca, coinvolgendoli anche qua in tante iniziative dove loro saranno protagonisti, e vedremo insomma il lavoro che è stato svolto all'interno di questo progetto, sia quest'estate che la prossima estate, perché le iniziative, come dire, verranno presentate al pubblico sempre in occasione della stagione estiva. E visto che abbiamo parlato molto di giovani e siamo compagnia appunto di colei che si occupa attualmente dei giovani a Saronno, noi andiamo sempre a chiudere le nostre chiacchierate con un tentativo di messaggio positivo da lanciare ai cittadini. E io le volevo appunto chiedere cosa si sente di dire intanto ai giovani, ma anche agli altri nostri concittadini saronnesi, riguardo a quello che è il futuro prossimo e anche magari quello più a lungo termine. Ma ai giovani io dico sempre che finché uno può studiare, nella vita è fortunato, però se anche non ha questa possibilità, lo stesso, ci sono tante opportunità di apprendere. La capacità che uno ha di imparare cose nuove che possono servire o meno per il lavoro, non necessariamente, io lo dico sempre, non si va all'università per imparare un lavoro. Si va all'università per imparare a capire la realtà che ci circonda e anche per sviluppare certe capacità, però ecco, di non perdere mai la voglia di imparare cose nuove, di avere coraggio. Tante volte occorre fare delle scelte coraggiose, come un po' i nostri nonni o bisnonni, magari ci sarà la necessità non necessariamente di cercare un lavoro qua, ma anche al di fuori della nostra nazione. E quando sei giovane hai la possibilità di farlo, quindi di non aver paura e di sfruttare le occasioni che si presentano nella vita, insomma. Quindi io il consiglio che do sempre a tutti è di non smettere mai di aver voglia di imparare, visto che era una cosa che avevo già citato prima. Questo vale per tutte le età. Io dico, l'ho rivolto in particolare ai giovani perché hanno anche, da un punto di vista proprio di capacità di apprendimento, una velocità, una rapidità che sicuramente col tempo uno perde. Però la curiosità, ci sono tante opportunità a Saronno, per cui anche chi magari adesso ha smesso di lavorare, di non chiudersi in casa, di uscire, di andare, di non fermarsi. Allora, con questo messaggio chiaro, ricordatevi di essere curiosi e di avere voglia di imparare. Io ringrazio la dottoressa Cavatera di averci ospitato, della gentilezza, la cortesia Grazie a voi. nelle risposte alle nostre domande e vi do appuntamento alle prossime interviste su Piero da Saronno. Bene, grazie a voi e un saluto a tutti quanti.